tempo nella frattura del femore è il peggior nemico della guarigione, soprattutto per pazienti in età avanzata. In pratica l'esito positivo è direttamente proporzionale alla velocità con cui si esegue l'intervento. Per questo motivo i risultati ottenuti in questo campo dall'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio Ruggi d'Aragona di Salerno sono particolarmente lusinghieri e confortanti. Tutto questo è condensato nel progetto Salerno Percorso Femore Tempo Zero, con il bilancio del primo anno di attività da parte della struttura complessa della clinica ortopedica dell'azienda diretta dal professore Nicola Maffulli. Il percorso Femore è iniziato il primo di gennaio del 2017 e abbiamo ormai raggiunto il 75% di pazienti che sono operati nel giro di 48 ore. Siamo ormai all'eccellenza nazionale, non possiamo andare meglio secondo i criteri dell'AGE. In realtà stiamo cercando di far meglio, tant'è vero che nell'ultimo mese abbiamo operato il 100% di pazienti nel giro di 48 ore. Inoltre stiamo operando sempre più pazienti nel giro di 6, 12, 14, 18 ore, quindi anche prima delle 24 ore. Questo è un esempio di come la realtà universitaria e quella ospedaliera possano avere un connubio, possa avere una collaborazione di intesa e possa in questa maniera progredire. Questo depone bene per il futuro. Il 29 di dicembre ci saranno i primi specializzanti che arriveranno con noi e quindi dovremo ulteriormente incrementare l'attività non solo nelle fratture prossimali di femore ma anche nell'attività di elezione che ci contraddistingue e che ci permetterà quindi di raggiungere le vette nazionali non solo dal punto di vista squisitamente clinico ma anche per la specializzazione stessa. Una singolarità è quella rappresentata dal confronto a distanza tra Salerno e Singapore. Il progetto è stato avviato contemporaneamente in entrambe le realtà. Lei diceva prima a Salerno più brava di Singapore. Dicevo che quello che è successo oggi è che ho aperto la mia email e ho trovato un articolo dove descriveva un percorso simile a Singapore, quindi ben altre realtà, soprattutto economiche, anche culturali e sociali. A Singapore sono riusciti solamente ad arrivare intorno al 50%. Noi abbiamo sorpassato Singapore con delle risorse che sono ben inferiori rispetto all'isola di Singapore stessa. Un progetto, quello del percorso Femore Tempo Zero, che ha superato ampiamente la soglia minima del 60% richiesta dal Ministero della Salute e che pone il plesso ospedaliero Ruggi di Salerno tra le poche eccellenze italiane che superano il 70%. È un gruppo che ha funzionato, un gruppo di ricerca che ha funzionato bene e che incarna esattamente quello che è lo spirito della nostra università, cioè innanzitutto una qualità della ricerca. Il gruppo, il team del professore Maffulli, prima di lui, insieme a lui il collega Gatto e gli altri, sono persone eccellenti nella ricerca. La didattica, perché sono particolarmente attenti rispetto ai percorsi dei nostri studenti, sia nel corso di laurea in medicina ma anche sull'area delle professioni sanitarie, in cui l'aspetto dell'ortopedia è assolutamente, diciamo, decisivo, penso a fisioterapia. E poi sull'aspetto dell'assistenza ospedaliera. Io l'ho detto con grande serenità oggi, diciamo, non c'è nessuno spirito di contrapposizione ed infatti vedevo in sala componenti ospedalieri importanti, il dottore Bruno che fa parte, diciamo, di questo gruppo, è uno spirito, è quello nostro, cioè voler lavorare insieme, condividere insieme alla componente ospedaliera, sapendo che l'ospedale per noi è una grande risorsa, perché ovviamente è, diciamo, un termine di apprendimento per i nostri studenti, è una risorsa che un policlinico a gestione diretta, un policlinico di carattere universitario certamente non può avere per la varietà e per l'ampiezza delle casistiche trattate, ed è ovviamente con tutte le problematicità è lì che il nostro campo di battaglia, dobbiamo dare un contenuto sostanziale, un contributo sostanziale all'interesse della cittadinanza e all'interesse dei nostri studenti. La frattura del femore over 65, operata nelle 48 ore, è uno degli indicatori che fa parte dei punteggi assegnati per il raggiungimento degli obiettivi nella griglia dei livelli essenziali di assistenza. Si è partiti con il 18% nell'azienda Ruggi per arrivare al 70%. L'altro dato importante del raggiungimento di questo risultato a livello dell'azienda è che praticamente il sottostante è un alto numero di interventi per il femore, perché praticamente il numero di femori operati dall'azienda Ruggi d'Aragona rappresentano il 6% dell'intero numero regionale, per cui il raggiungimento del nostro obiettivo incide pesantemente su quello che è l'obiettivo regionale, sia in senso positivo, e in questo caso è positivo, sia quando era in senso negativo per gli anni precedenti. È ancora più lusinghiero che noi sull'intero arco di tempo, che l'ho detto, gennaio-novembre abbiamo raggiunto il 60%.
84%, ma addirittura negli ultimi due mesi, ottobre e novembre, siamo all'84%, quindi praticamente pensiamo che nell'anno prossimo sarà ben più alta del 64% da cui partiamo a fine di quest'anno. Altra cosa importante è l'altissimo numero di femori. Noi nel 2015 operavamo 336 femori, quest'anno a fine novembre, quindi manca ancora un mese alla fine dell'anno, siamo già a 421 femori, che contiamo di arrivare sui 450. Dopo un intervento al femore, se c'è l'autorizzazione da parte dell'ortopedico, si può intervenire subito con la riabilitazione. L'esperienza che ne abbiamo fatto è di questo carico progressivo abbastanza veloce, con un lavoro giornaliero sistematico basato prima sulla percezione, poi sulla frammentazione del movimento e poi con la deambulazione diretta, pure perché, come dicevo poc'anzi, laddove ci troviamo di fronte a un problema traumatico, il paziente prima dell'intervento sapeva già camminare, c'è stato un problema legato a un problema artrosico, allora il paziente ha adattato tutta una serie di schemi antalgici per risolvere questo e andiamo ad agire su quelle che sono le variazioni degli schemi e quindi a modificarli per ripristinare lo status normale. Che tempi ha la riabilitazione in questi casi? Un carico precoce ha sicuramente una buona compliance tra paziente e terapista, ha un'ottima resa. Cioè, dove ottima resa, gli dico, il paziente da subito incomincia a riappropriarsi di quello che era la sua situazione, sia in termini deambulativi per quanto riguarda il discorso artrosico e sia in termini deambulativi per quanto riguarda il discorso traumatico. Per cui si blocca subito sul nascere, perché colui che ha avuto un incidente, prima dell'incidente camminava bene. Nel corso del convegno del professore Maffulli, tenutosi presso il campus di medicina di Baronissi, anche alcune testimonianze come quella dell'avvocato Mirko Polzone, la cui nonna, 88 anni, è stata operata in poche ore dopo il ricovero all'ospedale di Salerno con risultati eccezionali. È un'esperienza molto diretta, molto partecipativa, è operata in meno di 24 ore, 12-14 ore dal ricovero e questo è stato sicuramente una cosa importante perché, come ascoltavamo oggi al convegno del professore, è operare in fretta un paziente nel modo giusto e, come dice lui, fatto bene e fatto presto sicuramente aiuta sia l'operazione stessa ma anche tutto quello del processo riabilitativo. Una delle questioni che resta sempre aperta è quella della responsabilità del medico. Ogni giorno in media vengono denunciati in Italia 4 medici, si contano ogni anno dalle 15 alle 16 mila denunce tra penali e civili. Il discorso della denuncia è qualcosa che porta alla cosiddetta medicina difensiva, cioè un medico che ha paura si difende. Ovviamente un medico che si difende non è un buon medico, perché? Perché leva delle chance, delle possibilità e soprattutto non pensa al paziente ma pensa a se stesso. Questo discorso perciò andrebbe opportunamente corretto e limitato. È ovvio, il medico che sbaglia deve pagare, però non è nemmeno giusto che avvengano tutta una serie di denunce, molto spesso anche per problematiche amministrative o problematiche non strettamente legate all'operato del singolo medico. Si deve capire che noi non operiamo più i ragazzi, i giovani, i cinquantenni, i sessantenni, la maggior parte dei soggetti operati molto spesso sono ultra ottantenni o ultra novantenni, gravati già di per sé di patologie proprie, patologie dell'apparato cardiovascolare, patologie respiratorie, neurologiche, diabete. Tutto questo chiaramente aumenta il rischio di complicanze. Il successo del progetto non è frutto di una singola persona, ma di un lavoro di squadra che ha coinvolto competenze ospedaliere ed universitarie. Questi risultati sono la dimostrazione che quando si lavora in gruppo, quando si lavora in armonia, è possibile poi raggiungere determinati risultati e soprattutto è possibile venire incontro a quelle che sono le reali esigenze di salute della popolazione. In questo caso, nel caso della frattura femore, noi abbiamo per soggetti anziani che vengono operati in tempi brevissimi e che quindi possono rapidamente anche proseguire con quelle che sono le attività di riabilitazione. Quindi grande sinergia tra medici ospedalieri e medici dell'università. Grande sinergia tra medici ospedalieri e medici dell'università. Quando c'è la volontà da parte di entrambi di collaborare, è possibile utilizzare le grandi competenze che ci sono sia da un lato che dall'altro e quindi si lavora al meglio e si funziona al meglio. Quindi l'auspicio è che questo possa essere in realtà un esempio da seguire da parte di tutti quanti per ottenere risultati analoghi
a quelle che ha ottenuto il professore Maffulli con l'equipe ospedaliera per quanto riguarda il progetto Femore. Nel corso del convegno è stato ricordato l'ortopedico salernitano Agnello Lucibello, recentemente scomparso dopo aver lottato per una malattia. Ai familiari è stata donata una targa. E ricordiamo questo caro collega che ci ha diretto per anni e che è scomparso di recente, che siamo tutti particolarmente legati, e credo che sia un momento importante la sede in cui sarà ricordato questo collega, perché dimostra ulteriormente come ormai ci sia una piena integrazione tra la parte ospedaliera e la parte universitaria. È molto significativo che qui nell'Università di Salerno venga ricordata la figura di un ospedaliero.